innanzitutto il più affettuoso, riconoscente, caloroso, ritornato è Eugenio Borgna, che universalmente davvero è riconosciuto come il più grande psichiatra italiano. Rimane il mezzo. In psichiatria all'Ospedale Maggiore di Novara, libero docente in clinica delle malattie nervose e mentali presso l'Università di Milano. Per fortuna è stato nostro ospite già nel 2002 con l'Arcipelago delle Emozioni, nel 2004 con le intermittenze del cuore, nel 2004 ancora in maggio il voto senza fine, nel 2005 l'attesa e la speranza, nel 2007 come in uno specchio oscuramente, nei luoghi perduti della follia risale al 2009, al 2009 ancora l'emozione ferita, 2011 la solitudine dell'anima, 2012 elogio della depressione. Non avremmo potuto completare questa stagione senza la presenza di Eugenio Borgna, e così sarà per la prossima. Il titolo del libro che sottopone oggi la nostra riflessione è tratto da una poesia del giovane poeta Georg Trakl, morto nel 1914, morto suicida. Citata nella citazione del professore, ho letto la poesia che è di Lara Bellezza. È una poesia che sintetizza un po' questo arcipelago di emozioni e nel suo stregato fascino il percorso del libro. Per quanto riguarda la psichiatria, lo psichiatra Borgna ha sempre lottato e continua a farlo per una psichiatria radicalmente umana, una psichiatria aperta alla comprensione degli orizzonti di senso e del desiderio comune che sono in ogni forma di sofferenza. Conforta scoprire che la fragilità è forza e che il dolore temuto e negato dalla nostra società scandisce arricchendo un tempo interiore di chiunque con diverse degenerazioni, passaggi, fino alla lacerazione della follia. La malinconia e la tristezza non sono malattie. Questo è bellissimo. Ma stati d'animo, scrive l'autore. E la depressione, spesso risolta dalla deriva farmacologica, è un'altra dimensione di doni nella solitudine e nell'angoscia dell'umano. In una recente intervista che ho avuto occasione di leggere, l'autore ha raccontato il suo incontro con la malattia, con la depressione, e contestando gli antidepressivi e salvando invece gli ansiolitici e l'approccio della psichiatria umana e gentile. Io darei subito la parola al professore e poi lo sommergerei di domande. Grazie.